Siamo qui a Calice Ligure sotto il palco, quindi sentirete un po' di suoni che stanno per essere fatti. Siamo qui con Roberto Grossi, che è un po' il Deus Ex Machina, si può dire, del Calice Music Festival. Diciamo di sì, no, beh, non solo io, c'è una grande organizzazione alle spalle, io mi occupo della parte artistica, ma lo staff è davvero imponente, diciamo, non sono solo io. Tra l'altro Calice è una bellissima vetrina ovviamente per la musica e ci sono stati un sacco di artisti che effettivamente in questi 4 anni di festival sono passati di qua. Sì, abbiamo avuto i Kane, abbiamo avuto Alberto Fortis, abbiamo avuto i Lacuna Coi, i Roy Paci, quindi insomma in pochi anni il festival ha ospitato personaggi molto importanti e quest'anno siamo felicissimi di avere Irene Grandi tra gli ospiti principali. Senti, visto che a volte in passato è capitato anche a me personalmente di organizzare serate musicali e festival, quanto è difficile? Devo essere sincero, ma no, è difficilissimo, ma c'è una grande passione dietro che ci salva, diciamo, e ci dà la forza di andare avanti. Poi la bellezza è riuscire anche a trovare artisti sia fra gli emergenti che fra gli ospiti che danno anche tanto umanamente, in questo caso ci siamo riusciti, quindi questo ci ripaga di tutti gli sforzi. Tra l'altro tu sei anche un musicista, fai parte di un gruppo, giusto? Il Subbuglio, sono sempre loro. E anche dal punto di vista tuo, proprio personale, progetti per il futuro? Sì, quest'autunno uscirà finalmente il nuovo album, quindi ci rivedrete in giro anche in questa veste. Bene. E tu sei anche nel Varigotti Festival, quindi sei attivissimo dal punto di vista musicale in questa parte della Liguria. Sì, sono direttore del Varigotti Festival e poi da dicembre sarò direttore artistico della Fortezza di Castelfranco a Fiane Ligure, che sarà una location nuova che farà una programmazione culturale anche abbastanza importante, quindi ci rivedremo per degli appuntamenti spero interessanti. Bene, grazie mille Roberto, noi ti lasciamo andare perché sappiamo che sei tiratissimo con i tempi, grazie mille, ci vediamo dopo, buona serata.